Allo stadio Menti sfida a salvezza tra il Vicenza e il Brescia. In classifica solo una lunghezza divide le due squadre, con i biancorossi che cominciano il match con un punto in più rispetto alla zona play-out dove ci sono i lombardi. Vicentini schierati da mister Bisoli con il 4-4-1-1 con Orlando al rientro dopo la squalifica. Rondinelle impostate invece dal tecnico Cagni con il 4-3-3. L'arbitro è Gersini di Genova. Nel Brescia anche Dimitri Bisoli, figlio del tecnico del Vicenza Pierpaolo, ed è proprio lui a subire un fallo al 14° da Puccino. Sulla conseguente punizione battuta da Unterzee, Blanchard stacca di testa e realizza l'1-0 per i lombardi. Bravo Leonardo Blanchard al suo secondo gol in campionato, ma non esente da colpe la retroguardia biancorossa. Bisoli cerca di sperare i suoi, il Vicenza reagisce al 18° con Vita che si libera sulla sinistra, ma il portiere Minelli mette in calcio d'angolo. Il Brescia ha protestato perché l'azione è stata condotta con Caracciolo a terra. Al 25° il pareggio dei padroni di casa, calcio d'angolo di Orlando e Puccino dentro l'area al volo in sacca, 1-1. Preciso il tocco di piatto di Puccino alla sua quinta rete in campionato, un difensore con forte senso di opportunismo per il gol. Dopo il pareggio il gioco aumenta il ritmo ma perde in precisione da entrambe le parti. Al 30° ci prova il Brescia con Martinelli che cerca Caracciolo, ma il colpo di testa dell'Airone va abbondantemente fuori misura. Si va all'intervallo. Con il montaggio di Stefano Mardegan andiamo alla ripresa. Comincia bene il Vicenza che dopo appena 3 minuti si rende pericoloso da fuori con Gucker, ma Minelli alza prontamente in calcio d'angolo. Nell'azione seguente deviazione sul tentativo di Urso, sulla quale De Luca in rovesciata spedisce la palla sul fondo. È il momento migliore del Vicenza con Vita protagonista. Prima al 6° si vede deviare in corner un diagonale, poi al 13° si ripete, ma questa volta è Minelli a fare ancora una buona guardia. Il Brescia comunque non sta a guardare, al 15° Bisoli serve Martinelli, tiro dal limite e palla sul fondo. 3 minuti dopo rondinelle ancora pericolose, è Caracciolo a caricare il tiro dal limite e il pallone lambisce il palo per poi finire fuori. Alla mezz'ora ancora Vicenza, lancio preciso di Gucker per Ebagua, entrato da poco, l'attaccante si libera bene e lascia partire un forte tiro sul quale Minelli si oppone in tuffo. Insistono i biancorossi, signori scambia con Puccino e dal limite sbaglia di poco la mira. Si rivede il Brescia con un'iniziativa al 37° di Romagna per Caracciolo che di testa però non c'entra la porta. Al 39° Lombardi in 10, espulso Bonazzoli entrato da appena 3 minuti per fallo su Bellomo, rosso diretto. L'occasione sotto la pioggia allo scadere della Vicenza con Gucker che pesca in area De Luca, ma l'attaccante biancorosso in girata fallisce l'opportunità. Un pareggio sostanzialmente giusto, anche se i padroni di casa hanno cercato con maggior determinazione la vittoria, soprattutto nella ripresa. Migliore in campo il vicentino Gucker. Ribadisco il finale dal Menti, Vicenza 1, Brescia 1, a voi la linea.